Siamo in compagnia di un ospite illustre, il professor Roberto Belli del Consorzio dei Salumi Piacentini, il presidente del Consorzio dei Salumi Piacentini, e con lui vogliamo fare quattro chiacchiere su questi prodotti di eccellenza della nostra regione. In che cosa consistono? Quali sono questi prodotti? Allora, intanto i tre prodotti a denominazione di origine protetta sono la coppa piacentina, sì, il salame piacentino e la pancetta piacentina. E Piacenza è l'unica provincia ancora in tutta Europa ad avere tre denominazioni di origine protette nel settore della salumeria. Pertanto risulta ad essere un piccolo consorzio con un'area di produzione molto limitata, ma con questo grande blasone, diciamo, cioè, di avere tre denominazioni di origine protette. E questi prodotti sono disponibili sul mercato tranquillamente? Cioè, quant'è la produzione che si fa di questi prodotti? La produzione, siamo attorno ai 470-480 mila pezzi di coppe, 1,5 milioni di salami e 200 mila pancette. Pertanto sono produzioni limitate rispetto alla produzione nazionale dei salumi, però sono prodotti di altissima qualità e si vanno a collocare nella fascia alta, nella gamma alta di produzione, ma comunque oramai in tutte le catene della distribuzione moderna siamo presenti, o con il prodotto intero o con il prodotto affettato, però siamo oramai presenti in tutte le catene della distribuzione. Quindi diciamo che questi prodotti sono disponibili e sono, diciamo, a disposizione dei nostri commensali, ecco, e di un pubblico sempre più attento alla qualità. Direi di sì, perché noi lo vediamo dal trend di incremento produttivo che ogni anno abbiamo. Se lei pensa che questa avventura delle denominazioni nostre è iniziata nel 1996, siamo stati tra i primi ad avere a livello europeo la denominazione, e da allora, per darle dei numeri così, la pancetta ad esempio è aumentata di oltre il 900% di produzione, e coppe e salame siamo attorno ai 570-580%. E anche in momenti difficili come sono stati gli ultimi oramai 8-9 anni, dove il mercato ha segnato il passo un po' per tutti, il trend di crescita è sempre stato positivo. Da tenere presente che noi praticamente abbiamo soltanto il mercato italiano. Esportazione ne facciamo pochissime. Questo ancora di più dice che questi prodotti, laddove sono provati, piacciono e il consumo è in costante aumento. Ecco, la distribuzione avviene su tutto il territorio nazionale oppure ci sono delle zone dove è particolarmente presente? Beh, diciamo, soprattutto che magari in funzione degli abbinamenti col vino, perché noi chiaramente, essendo sommelier, siamo interessati ad avere anche qualche informazione su quelli che potrebbero essere gli abbinamenti. Certo, è chiaro che Emilia Romagna e Lombardia sono le due regioni su cui abbiamo la stragrande parte del mercato, però voglio dire, oramai in tutta Alta Italia, come dicevo,
nelle catene di distribuzione siamo presenti, ma oramai siamo presenti anche in altre aree, oramai ci siamo un po' su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguardano gli abbinamenti, bene, Piacenza è anche una terra di vini. Certo. Ed è una terra di vini con grandi tradizioni. Per questo io dico quello che piace a me. Sì. L'abbinamento che solitamente faccio io. E direi che con la pancetta, che è forse il prodotto più delicato, io di solito abbino la malvasia. Ah. Malvasia secca. La malvasia secca, malvasia di profumata. Mentre invece con la coppa, che è un intermedio, come di solito metto l'ortrugo. L'ortrugo. Altro vino particolare. Sì. È tipico di Piacenza. Mentre invece con il salame, che è il salume nostro con i sapori più decisi, più forti, metto il gutturno. Il gutturno. Frizzante? Frizzante. Frizzante. Ah. Sì, perché almeno per noi il gutturno è frizzante. Poi dopo ci sono anche tutte le varianti sul fermo e ci mancherebbe, però proprio perché sono prodotti insomma con una certa percentuale di grasso, sì. È utile proprio per sgrassare, quindi per ripulire, ecco, dall'assaggio e invogliare l'assaggio, perché naturalmente l'assaggio. Una fetta tira l'altra, come si dice. Sì, è proprio così, una fetta tira l'altra. Lo stesso l'ortrugo frizzante, anche lui pulisce bene. Pertanto questi sono i tre abbinamenti che solitamente consigliamo e facciamo. Molto bene. Noi ringraziamo il professor Belli per la sua partecipazione. Ringrazio io voi della cortesia. Ci auguriamo naturalmente di ritrovarci assieme, tutti assieme al Vinitaly, a gustare i prodotti, i vini della nostra Emilia, naturalmente in compagnia di queste meravigliose DOP dei Colli Piacentini. Certamente, molte grazie. Grazie a voi per la partecipazione.